La capacità di una città come Genova di svilupparsi e di crescere in maniera sostenibile è gigantesca al suo interno. Forse voi sapete, lo sapete, che a Genova l'indice di occupazione degli appartamenti è 1,5, cioè 1,5 persone per appartamento. Figuriamoci. Potete intravedere di lì qual è la capacità di crescere. Pensate a quante trasformazioni. Molto giusto e molto possibile, no? Ma per la verità tutta questa trasformazione in laboratorio lo facciamo per crescere, possibilmente con i giovani, come ci dice Amanda, e non con i vecchietti come sono io. Però anche la crescita c'è spazio per una crescita, non esplosiva, però c'è spazio per la crescita. C'è spazio per la crescita e credetemi, una delle ragioni per cui chiediamo ad amici che hanno esperienze è proprio questa, per non sbagliarci clamorosamente su queste cose, è evidente che c'è spazio. Se poi per sviluppo intendi anche il fatto di invece sviluppare il porto, qui c'è uno sviluppo anche economico e c'è spazio anche per quello nel momento in cui si fa propria la tecnologia più avanzata e l'uso del ferro invece che l'ampliamento delle banchine o l'uso della gomma. Questo è lo spazio, i luoghi, il suolo, sono beni da cui non è più possibile prescindere e che vanno considerati elementi intorno ai quali recuperare la sostenibilità come grande obiettivo del futuro, che però se riusciamo a far vivere diventa un obiettivo che credo i cittadini vorranno poter vedere realizzato, perché lo capiamo tutti che è in quella direzione che è giusto andare. Quindi io naturalmente non credo di aver espresso in questi termini nel programma le cose, però posso dire che mi ci riconosco proprio. Sul centro storico, noi parliamo del cielo, il centro storico di Genova è straordinario, ma anche è una casba assolutamente inestricabile. Sappiamo benissimo che sarebbe bene dargli un po' d'aria, anche Amanda ieri si passava. No, parliamo del cielo, ma questo non è dar aria per ricostruire, è dar aria. Voi sapete tutti, conoscete Genova meglio di me, che il nostro centro storico è il risultato di speculazioni edilizie che appartengono al 600, 700, non ho capito bene perché essere proni a questo, ci sono alcune cose che si devono fare, non c'è niente da fare, la speculazione edilizia era la stessa nel 600, 700, 800, 900, è proprio quello che stiamo dicendo su questa crescita, è proprio per dire no, momento, calma adesso, basta, perché non se ne può più. Quindi sostanzialmente sì, credo che si possa fare, basta che sia chiaro che non si tratta di demolire per ricostruire, si tratta solo per via aria e poi nel dar aria c'è una sovrintendenza, ci sono degli storici, si può benissimo fare senza necessariamente perdere nulla. Abbiamo immaginato delle infrastrutture che portano il traffico dentro la città, invece che pensare nei termini con cui da tempo le città che hanno riorganizzato se stesse in maniera sostenibile si pensano, e cioè come diciamo infrastrutture che sono lontane ma con poi un sistema di pettini che consente di entrare, e lo sappiamo tutti, basta guardare le nostre infrastrutture come sono fatte. Naturalmente nessuno immagina di buttare giù niente, e ovviamente noi anzi dobbiamo andare avanti, tuttavia penso che questa riflessione ci aiuterà nel momento in cui si sta andando avanti con la progettazione tanto della strada del Ponente quanto del tunnel, ci aiuterà a introdurre elementi che possano anche eventualmente alleggerire o tener conto che a regime in una diciamo, dimensione nella quale le infrastrutture ferroviarie fossero davvero funzionanti, certe cose serviranno anche diversamente dimensionate. Voglio dire, nel disegnare quelle infrastrutture forse si è pensato che tutti i tir che attualmente sono in porto dovessero continuare ad andare su gomma. Si tratta di immaginare cosa succede in un porto che cresce, torna a ripetere come sfida per me fino a 10 milioni di TEU, ma che cresce collegandosi con i retroporti e con l'Europa attraverso sistemi ferroviari
che siano capaci di contenere quel tipo di traffico. Allora come si ridisegnano delle infrastrutture che possono non essere utilizzate da camion, per esempio? Questo tema è un tema su cui il laboratorio penso dovrà riflettere.